Proprio, proprio, proprio tanta roba. <ride> ok, ok. Buonasera, buonasera. Io, raga, ve lo dico, non so assolutamente se sta funzionando questa cosa. E, e scusate per il ritardo. Ok, e scusate per il ritardo, ma come sempre ogni volta che dobbiamo ricominciare una live... <ride> ogni volta che dobbiamo rifare cambiare piattaforme è sempre un casino visto che le facciamo spesso tra l'altro mi eh stavate guardando i peli nel naso perché <ride> mi sono dimenticata che era ancora in diretta questo scritto in viaggio col tubo se ok ok perfetto si può, può stoppare qui? sì 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 allora su Instagram vi salutiamo ci vediamo su YouTube mi raccomando ci vediamo sul canale per l'unboxing ok eccoci qua terminiamo qui e archiviamo perdonate è sempre, è sempre così con noi lo sapete che è così lo sapete benissimo che è così ok ora tutto questo per dire buonasera no, non avete idea del casino ma ci siamo ci siamo e con solo un quarto d'ora di tanto, cioè quarto d'ora accademico esattamente esattamente quarto d'ora accademico il quarto d'ora accademico ci voleva quindi allora io questa chat qui in realtà non la vedo quindi la posso anche archiviare ok da dove la leggiamo la chat la leggiamo boh sia da schermo che da ma da, da lì. dove ti pare la leggi buonasera a tutti buon Natale intanto buon bon qualcosa non sì. lo so esattamente buona digestione per quelli che hanno mangiato tanto quanto noi esatto. per i prossimi due o tre giorni vale questo augurio esatto quindi ciao Samin innanzitutto Mod eh, grazie mille se hai tempo e voglia anche per questa sera per digestire insomma la chat se c'è qualcosa che non va Bacchetta a tutti, mi raccomando, e, e buonasera davvero a tutti, tutti, siete tantissimi qui su YouTube, che bello fare queste live su YouTube perché ci date la gioia di essere qua tutti presenti e oggi soprattutto per celebrare qualcosa di molto molto speciale. Martina non ha messo il cellulare in silenzioso, molto bene, non fa niente, è la minima delle cose. Uh, Già che vai a mettere in silenzioso, poi Marti, faccio io un cambio perché voglio alzare leggermente l'esposizione perché deve essere bella. Grazie intanto. No, non metto in silenzioso perché non so dov'è il cellulare. È il vale. so. E Grazie intanto per tutti gli auguri che ci state fan fando sia per le buone feste che per i 100.000 iscritti ma eh, nel senso auguri a tutti noi, cioè grazie a voi ovviamente perché siete voi gli iscritti nel senso che senza di voi non ci sarebbero gli iscritti non ci sarebbero i 100.000 quindi in realtà è un, uh, è un grazie no sì no la mia faccia soddisfatta di aver fatto partire sta live è over the top che era semplicemente il piano per questa sera <ride> quindi noi siamo personalmente <ride> che intentano con poco esatto non è niente di che arrivo subito faccio una cosa piccolina piccolina quindi io devo tergiversare ancora. Guarda no. che ho già tergiversato per un quarto d'ora. Cioè, non sono brava in queste cose. È solo. Fare... Mi rimetto le ciabatte. Ho alzato di un tic l'esposizione. Perché siamo bui? Mi, mi, mi pareva un po' buia, alla situa, però ci siamo. Allora, da pre premessa, domanda per voi. Chi di voi si ricorda quella sigla? Chi di voi era già qui quando mandavamo in onda video con quella sigla fateci sapere Nel perché ciao Gabriele ciao Gabri e ciao a tutti, tutti gli altri ovviamente um... e perché, perché qui abbiamo la storia, eh? la storia anzi adesso magari andiamo a ripescare Marti cosa andiamo a ripescare non andare a ripescare niente per la gioia del no, cringe no cioè, me ne vado. No, ragazzi, me ne vado. <ride> io me la ricordo. Ok, ok. mamma Mapi, che ci fa una donazione. Ma grazie, grazie mille, grazie. gentilissima, grazie, um, ok, Serena. Io, io per poco l'ho vista, poi ho ripreso i video indietro. Ah, ok. Eh, perché hai, hai recuperato i video. Ok, ok, ok. La sigla storica. Eh sì, 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 Michele, quelli erano proprio. Io c'ero. Io c'ero, grande, grande. Fermo giù. Mettiamola per chi non c'era. Ah, è giusto, recuperiamola, recuperiamola per chi non ha, non ha ancora visto, perché magari è arrivato dopo o durante, perché adesso sono arrivate nuove persone. Allora, fatemi fare questo zompo al volo. No, ho sbagliato tantissimo. Non, non uscire da questa live <ride> per Eccola qui, allora arriva eh? Arriva, pronti? E la mettiamo anche con le nostre facce qui in react, siete pronti? <ride> <ride> Bene. Sigla. Questa è sì, la nostra prima sigla. Non ricordo onestamente se è iniziata con quel font. Forse prima c'era qualcosa di più corsivo scritto sopra, qualcosa di molto più terribile, ma non sono. non, non sono, cioè, questa è quella che ho recuperato da, dai. come si chiama? dai, dai vecchi allora, video proprio. Sì, sui primi biglietti da visita c'era una scritta molto più terribile, ma spero sì, sì. di non averla mai usata in video. Tipo in Dali oh, tutto deformato. Ma verde. <ride> verde, bellissimo. Perché... Perché a me piace, piace piaceva e piace ancora il verde, quindi ho detto: Ma sì, facciamo il verde che ha un bel colore. Scusa, Giorgio, ma anche tu hai un metro di armadio come tutti gli uomini che convivono sposati? No! Un metro e mezzo. A un metro e mezzo, Giorgio. Però armadio. su quanti in totale? Non sono affari di nessuno. Cioè, <ride> non è rilevante. Non è rilevante. Un come tutti gli uomini che convivono, un metro di armadio. Tu ne hai un metro e mezzo, hai il 50% in più e mi accontenterai. Esatto, esatto. Considerando che abbiamo anche preso il letto con uh, col cassone, quindi le coperte e le, le lenzuola di cambio non sono nel tuo armadio, mi sembra una, già una gran vittoria. Direi che non meritata, tra l'altro. Direi che non posso davvero lamentarmi, quindi non, non ci provo neanche. Cioè, proprio non voglio In realtà, non ci cioè adesso la prossima camicia che compri ne devi buttare una. <ride> <Perché> ah, non... <ride> sì, no, con le camicie sono arrivato al limite, veramente. Ottimo, ottimo. Non si possono mettere in ordine di caricamento, allora bisogna scrollare un po'. Per cosa? Per, per trovare la vera prima sigla, il vero primo episodio ma di In Viaggio Eh, Ma perché? Ma chi <ride> ne ha bisogno? <ride> Io non ho bisogno per sentirmi un po' meglio, più che altro per, per far capire... Da dove siamo partiti. Dove siamo partiti perché 100.000 iscritti fa, ragazzi, la situazione era... Sappiamo che c'è chi li fa in una settimana, noi ci abbiamo messo un po'... ma noi... Eh beh, ognuno c'è i suoi tempi, suo ci mancherebbe. Qua stiamo guardando ancora video dell'Australia. Adesso piano piano scendiamo, eh, adesso ci arriviamo a quelli importanti. Mamma mia, no, quelli là non li abbiamo cancellati. No, sono ancora lì. Testimonial te, 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 come testimonianza del passaggio. <gasps> Sei pronto al trailer no. nove anni fa, no. che tra l'altro, praticamente, noi con i dieci anni su YouTube. Quasi, cioè con i 100.000 iscritti quasi facciamo i, i dieci anni. Eh? Quindi, sì, quindi ci abbiamo messo veramente un botto, però... Dieci vabbè. anni, 100.000, 10.000 iscritti all'anno praticamente, una roba del genere. Uh, però... Aspetta, aspetta! Oh, con calma! Eccola qua! E invece ci tocca, facciamoci del male. Questo era il trailer del canale, ok? Non so se siete pronti. Io no. Il trailer, ragazzi. Primo video caricato. Ok, ci siamo. Oh, ecco. Ciao, sono Giorgio. Io sono Martina e ci piace viaggiare. Su questo canale vogliamo mostrarvi i posti dove siamo stati. Perciò ci improvviseremo guide turistiche cercando di darvi informazioni che riteniamo utili. Non vi mostreremo solo le mete più classiche, ma anche delle piccole perle nascoste ma straordinarie. Che fai? Quindi se vi piace viaggiare ma siete stanchi delle solite guide turistiche, seguiteci iscrivendovi Iscrivete. e vi porteremo in vi viaggio, viaggio col, col tubo. tubo. Wow! Wow! Spettacolo! Shut up! Pubblicità, Pubblicità di gente. Pubblicità a caso. I video che non sono nostri, tra l'altro. Bene, ora per. Per il bene di tutti, non andremo a vedere i video perché quello dovrete essere voi eventualmente ad avere il coraggio vero di andare a recuperarli. Ma anche Nora c'è cioè, nel senso. <ride> però sì, perfetto. Fatemi sì. un regalo di Natale e non fatela questa cosa. <ride> allora, leggiamo un po', leggiamo un po'. Gera, senza occhiali perché c'era troppo riflesso. Sì, perché tipo sarebbe stata una cosa peggio di così. Vedete che adesso un pochino si vede il riflesso della luce, però in quel caso era proprio davanti a me, non si sarebbe visto praticamente niente. Ma è Martina, ebbene, ebbene sì. sì. Non avevi ancora il verde, tra l'altro. No, e no, perché dovevamo andare in Australia, ogni centesimo andava risparmiato per quel viaggio, non andavo dal parrucchiere, noi non uscivamo a mangiare, non facevamo niente di reclusi. Bene, ora, adesso che abbiamo ora, fatto tutto questo bel cringe, secondo me è bene... Capire 100.000 iscritti dopo quello che facciamo, anche se ovviamente i video li guardate perché voi che siete qui in, in chat sappiamo che siete quelli un po' più fedeli, tra virgolette, anche se so che Nelb in realtà, che è in chat, i video non li guarda. In realtà, un abbraccio a Nelb, ovviamente, ma eh, vi facciamo appunto vedere questo video in, in super, super anteprima che abbiamo fatto. Martina l'ha già un po' raccontato su Instagram adesso prima che partisse la vera live, eh, però appunto lo riraccontiamo. Noi in realtà l'abbiamo realizzato eh, in occasione del viaggio in Namibia, eh, quindi eh, per la collaborazione sia del viaggio in Namibia ma soprattutto eh, con Sony. In realtà, però pensando già a una sorta di rewind, tra virgolette, ovvero cercando di riportare alla mente quelle che sono state le sensazioni che abbiamo provato quando abbiamo viaggiato in Australia per la prima volta. Eh, perché quello è stato per la prima volta un viaggio dove veramente le emozioni e le sensazioni sono state il non plus ultra. <ride> e appunto la Namibia, dopo aver fatto il viaggio, eh, ci siamo detti ok, figo, cioè, figo. è stato veramente a è un, pari. È uno dei, pa dei, dei viaggi che ci ha toccato, uh, non dico come l'Australia, perché appunto sì, l'Australia è stato più, però appunto quei paesaggi lì ci hanno toccato un po' nello stesso modo di quelli dell'Australia e quindi mh, abbiamo pensato di fare in quell'occasione il video per Sony che nessuno ha ancora visto perché è stato fatto mesi fa ma appunto non l'abbiamo mai pubblicato. Esatto, quindi in super super anteprima... Un attimo. In super super anteprima ve lo mostriamo. Allora, uh, il mio dubbio è come lo mostriamo Marti? Lo mostriamo a schermo intero, glielo facciamo godere o ci, fa o ci mettiamo comunque noi piccolini con la reaction? In realtà non è che c'è molto da reagire perché noi lo sappiamo già. Godetevelo a schermo intero. Va bene? Va bene. Godetevelo a schermo intero. Possiamo? Abbiamo chiesto Sony? Sì, se sì, se sì, sì. Okay. Abbiamo okay. l'autorizzazione di Sony okay. per mostrarvelo, ce l'abbiamo. E ci rivediamo tra. Un minuto. Due minuti e 45. Le nostre voci si sentiranno, quindi magari non disturbiamo la presentazione. No! <ride> ok, pronti? Partenza. è cominciato con ruote che correvano su strade semideserte per migliaia di chilometri, con i paesaggi mozzafiato di una terra lontana, con la sabbia rossa del deserto. E quando tutto è cominciato ancora non sapevamo che quello sarebbe stato solo l'inizio, perché una volta assaporata la libertà non siamo più riusciti a tornare indietro. Di libertà è diverso per ognuno. Può essere la strada che si srotola davanti a noi in un apparente infinito. Il vento tra i capelli che trasporta odori nuovi. La ricerca di un paesaggio non ancora visto, di un'emozione non ancora provata, di una foto non ancora scattata. Rincorriamo la nostra libertà in ogni nuovo viaggio, con ogni chilometro percorso. Tra i fili d'erba che nascondono sguardi furtivi. Nei granelli di sabbia di alte dune. nella miriade di stelle che ci sovrasta. La libertà è lì, in ogni angolo di mondo, in ogni nuova prospettiva. Le foto e i video sono il nostro diario di viaggio, il racconto della nostra ricerca di libertà attraverso paesaggi alieni e familiari. Sono il nostro cammino attraverso le immagini che hanno parlato alla nostra anima, facendoci emozionare. controllavo che non ci fossero così come nel rewind, esatto, quello come nel rewind. Bene, questo è <ride> questo è e, e niente. Non, non, so, non so se devo dire qualcosa, però, come avete visto, appunto, è, un, è una sorta di grande ritorno alle origini per quanto riguarda quello che è stato il nostro inizio, il nostro voler continuare a ricercare questa libertà, ecco, che insomma... Questo è quanto, vi leggiamo un attimo. E, e niente, beh, se c'è qualcuno qui che non ha ancora visto i video della Namibia, perché in realtà li avete visti in pochi quelli. Mm. Sì, è vero, Probabil di nuovo, probabilmente voi qui in chat siete quelli più appassionati che avete visto tutti i video, ma... Eh, probabilmente qualcuno ve lo siete perso, e forse della, quelli della Namibia sono tra quelli perché, ecco, e se già da queste immagini potete capire perché è, un, è uno dei viaggi che ci ha emozionato di più da, da sempre. Diciamo meraviglioso, Pelle Doca. Fantastico, che video bellissimo! Grazie davvero, migliori creator di Sony. Non esageriamo, non esageriamo. Michele, però grazie mille per le belle parole. Eh, grazie, grazie davvero, grazie davvero. E appunto il, il discorso. qual è? Che in, que in questo specifico momento tra il discorso del, dei 100.000, tra quasi dieci anni su YouTube, e anche il discorso, di, ovviamente di Sony dov dovuto a quel, a quel progetto, insomma, secondo noi era il momento giusto per fare un, uh, un video del genere, ecco, qualcosa che i rewind sono quei classici video che ci chiedete sempre, ma che poi con gli anni abbiamo deciso di interrompere perché tanto era più fatica che il resto. Ma questo specifico che ha un po' quel, quel coso del sì, rewind. Sì, però appunto non è semplicemente un catalogo di tutti i viaggi esatto, che abbiamo esatto. fatto quell'anno <coughs> e anche per quello ci siamo, abbiamo smesso di fare rewind. Questo qui proprio sentivamo di volerlo fare, di volerlo fare per questa destinazione. In realtà c'erano qualche immagine anche del Sudafrica. Sì, due esattamente due immagini del Sudafrica: il leoncino, perché non l'abbiamo visto in Namibia, e il time lapse delle stelle perché ci serviva una scena con un time lapse alle stelle. E in Namibia, e in Namibia non, non c'è stato, no. stato verso. Queste sono piccoli, eh, piccole chicche da, da insider. Eh, i video della Namibia hanno quasi 14.000 views, non proprio pochissime, verissimo, Sami. Ma rispetto a video come quello ad esempio del Friuli che sono andati molto molto più in alto, ed è vero che adesso di recente le mete italiane stanno andando parecchio, diciamo che personalmente senza nulla togliere al Friuli, però, ragazzi, <ride> la Namibia per noi è stato veramente over the top. Però ormai diciamo che eh, ci siamo un po' abituati a questo trend del fatto che ehm, i viaggi, quelli che noi proprio abbiamo nella lista delle cose da, da, da voler fare da anni, vanno un po' peggio tra virgolette su youtube mentre quelli che ok proviamo a vedere questa nuova destinazione talvolta magari senza che neanche noi l'avessimo veramente presa in considerazione semplicemente magari c'è un'offerta di collaborazione diciamo ah interessante dai perché no sì, sì. quei viaggi del perché no a volte sono pazzeschi sì. friuli vercelli è stato potentissimo meta sì. che non avevamo mai preso in considerazione no, no, no appunto perché, poi, ovviamente, anche noi abbiamo una bucket list, abbiamo dei posti che vogliamo visitare, ma non è che conosciamo tutto il mondo. Quindi, semplicemente delle cose non le conosciamo: <ride> Ordenone, Caput Mundi, <ride> io manco l'ho visto, Friuli, hai visto Davide, hai visto. Te, te sei l'eccezione che conferma la regola: tra virgolette, che bello che: tra l'altro, quando si iscrivono, viene fuori la mongolfiera, che va quasi a sovrapporsi con la mongolfiera dietro di noi. <ride> Grazie a tutti gli iscritti che si stanno iscrivendo durante la live! Tra l'altro, ringraziamo ancora Mappi per la donazione. E, e direi che siamo arrivati. Rispondiamo alla domanda: prossimo viaggio? Quello puoi per rispondere perché in Beh, realtà sì. non è un viaggio, non è un viaggio è, di lavoro. Non yeah. sappiamo da quanto è un viaggio di non lavoro. Allora, siamo andati sul Monte Bianco prima del Covid con Petro e Robby. Un giorno, 2000, fine 2019 siamo andati sul Monte Bianco okay. e adesso stiamo facendo un altro viaggio non di lavoro perché... e andremo a Parigi due notti. Sì, perché Giovanni mi ha regalato. Uno spettacolo, uno spettacolo, uno spettacolo. I colli senesi, quello è stato un altro progetto che è andato molto molto bene, devo dire che ci è piaciuto anche parecchio perché quelle zone lì sono veramente sì. spettacolari. Tra l'altro siamo tornati in quelle zone quest'anno, sì. uh, ma il video esce in primavera perché appunto è un, una cosa per un viaggio un po' nella natura, un po' a piedi, così farlo adesso, d'inverno. Allora, l'abbiamo fatto in autunno, ma lo pubblicheremo in primavera. Nella, con l'arrivo della bella stagione. Bene. Bene, mi stavi chiedendo questo? Sì, direi che è arrivato il momento di aprire questo play button che tra l'altro le... Ok. Cosa? Ok, no, no, tutto bene, tutto bene. Che stanno continuando ad arrivare persone nuove, quindi <coughs> benvenuti a tutti quelli che stanno arrivando. Ci siamo. Ci siamo. Allora, come dicevo nella live su Instagram, io ho un po' paura perché allora il play button se arriva rotto col nome sbagliato qualsiasi cosa non è che lo puoi richiedere eh, di nuovo rimane così e questo pacco è arrivato così Dite incrociate dite incrociate per tutti vai spostiamo questo sì no non è il Moulin Rouge è il Crazy Horse Crazy Horse c'è una ragione ma ve la racconteremo se ce ne sarà bisogno ma non credo ce ne sarà bisogno perché magari andiamo anche al Moulin Rouge perché in realtà sono due notti sì quindi magari ci andiamo pure lì ci siamo vai Io ho paura. Facciamolo la favore di Camera così. No, io ho paura che cade. Ok. Non inclinarlo troppo. Ci siamo? È coperto. Vai pure perché è coperto. Vai. Ok, oh. ok. Ok. C'è il, il, il biglietto da visita della CEO? È, è, è suo. Sì. Ok. Siamo... Congratulations, che carini. Ok, non è rotto. Ok, ok, dai, 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 Ok. Uh... Mm. Bellissimo, attenzione, attenzione, attenzione. Eccolo, guarda che ci fanno già rosicare col fatto che poi ci saranno questi. Che siamo scarsi. Che iniziali, siamo arrivati solo qua <ride> e quindi non riusciremo mai a raggiungerli perché non vedremo abbastanza. Wow, wow. però scusa. Sì. Ok, ripeti. Sta così in piedi da solo. Um, eh sì. No, c'è quello per appenderlo. Eh, ma noi lo dobbiamo mettere là. Lo appendiamo? Huh non so cosa conviene fare ho paura però eccoci qua allora c'è scritto ricordate i vostri primi il vostro primo iscritto il vostro centesimo il vostro millesimo mi ricordo che per i mille iscritti abbiamo fatto un giveaway di uno smart box <ride> dall'Australia tra l'altro eravamo in Australia mille iscritti facciamo un giveaway va bene mille iscritti in smart box 100.000, niente perché perché così <ride> Vedo un alone strano qui. Bello però. Ma questo ehm? è specchio. Questo è specchio, cioè, sì sì. Non toccarlo! No? Che, non po che non sono in grado di pulirgli gli specchi. Ma l'hai fatto mi... vedere bene a favore di camera? Va che bello. Aspetta un attimo che... Già, Siamo attento. Così. Per carità non rompere questa cosa. Va che bello. Via, 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 via la faccia. Meravolo. Ok. Va che bello. Va che bello. Mm. Spettacolo. Spettacolo. Quindi... Quindi i vostri fan avrebbero potuto trovarvi mentre scrollavano YouTube, uh, avrebbero uh, diciamo, consigliati da un amico oppure eh, tramite la funzione de dei recommended video, guarda qua YouTube come spinge le sue funzioni. Eh? Non importa però come sono arrivati al vostro canale, i fan sono rimasti e il numero è cresciuto. Uh, questo perché avete una voce unica eccetera eccetera la mia è terribile ma ve l'ha beccata è, è comunque unica uh, quindi uh, we are thr thrilled to see uh, quindi thrilled siamo eccitati nel vedere lo sviluppo della vostra community e sono onore e gioia uh, di questo grande milestone 100.000 iscritti il silver creator award congratulazioni eh, sappiamo che avete ancora molte storie da voler condividere con la vostra community e, e i fan non vedono l'ora di engage eh, quindi di farne parte in qualche modo? Eh, ci sta, secondo ah, me è carino, appoggiarlo qua. Secondo me ci sta appenderlo. dai, vai a il martello chiodo adesso. No, no. e eh, cosa facciamo se no? Allora, appoggiamoli un attimo e poi ci ragioniamo bene okay. su, sul dove, però secondo me lì ci sta. Pi più che altro perché mi piace che guarda un po' verso il dentro, sai, Ma piuttosto che farlo senso. spiaccicare contro il muro, che dite? Come, come vi piace di più, tipo così, oppure? Oppure, perché così sicuramente si legge meglio, però non mi fa impazzire che è schiacciato contro la parete. Mi piacerebbe che ri si rivolgesse verso più il centro della stanza, non lo so. E eh, metti un chiodo più corto e uno più lungo. <ride> Ma comunque lo appendi così. Eh, non lo so. Non ti piace così? Potrebbe, sì sì sì, così, così ci potrebbe molto stare. Giustamente, chiodo più lungo, sì ci potrebbe stare. Comunque, stavo leggendo, scusate, che eh, Nelb dice voglio un video per i 100.000. Uh, da noi Martina dice su a Joe for one hour straight vi prego su su <ride> allora ci dicono che lo metterei accanto alla lampada della mangolfiera, no lì ah, ah dice appeso no perché poi c'è c'è un po' di disparità Um, allora, appoggiato non è male, è più bello appoggiato non appeso, appeso mi sembra meglio, è casa vostra decidete voi, ci sta Luca, ci sta. <ride> appoggiato la mensola con un cavallettino. cavalletto? Eh. Ah, però è sull'altro cavalletto l'abbiamo comprato. Ah, no, aspetta, però ne ho un altro. Fammi vedere. Si, sì. sì, sì, sì. Ti stai ammazzando, <ride> no. ottimo. Comunque finisco la lettera da parte della Susan. Susan Bocischi. Keep creating, keep building. Non possiamo, no, non possiamo, non vediamo l'ora di, di sapere cosa farete da qui in avanti. E chi lo sa, magari raggiungerete anche il vostro milionesimo iscritto. Uh, may, we may just write you and ask, do you remember? Quindi uh, in quel caso vi scriveremo... Che bello che ho l'aureola. Oh, oh, oh. uh, in quel caso vi scriveremo, vi ricordate il vostro cen... cento... Centomillesimo? Cento sì. Il vostro centomillesimo iscritto? E quindi, sì, sicuramente serata da ricordare. Al di là dei problemi tecnici, però, però sicuramente grazie davvero a, a chi è qua in questo momento. Siete parte della nostra storia. Al di là dei 100.000 iscritti. Grazie davvero. Adesso... Devo partecipare a questo momento commovente? Adesso c'è qualcuno. Ok, basta. Finito il momento commovente. Ciao, Angela. Ah, Angela, sono nuovo. Mi chiamo Gabri. Ok, ciao, Gabri. Ok. San Gio, esatto. Iii. Avete chiuso con i calendari? Uh, in realtà, no, avremmo. E, e, e. Allora, il fatto è questo. Mettiamo, mettiamo un attimo le mani avanti. Noi, tutti gli anni, a dicembre, diciamo: Cazzo, non abbiamo fatto il calendario quest'anno. Ormai è tardi. Dai, l'anno prossimo ci mettiamo ad agosto, raccogliamo tutte le foto e per settembre li prepariamo già. Shit happens Tutti gli anni Vabbè, Da, da anno, due anni a questa parte Quest'anno lo sappiamo Che non lo possiamo fare Ad agosto Esatto Quest'anno sappiamo Che non lo potremo fare Perché saremo in Sudafrica Nel caso qualcuno Si sia perso questa notizia Lo ripetiamo Che ci fa piacere dirlo Ad agosto Siamo in Sudafrica Con dei viaggi di gruppo E ovviamente Se volete potete unirvi Dovrete Se siete interessati contattare all'Esterina Perché stanno organizzando Tutto loro Noi siamo solo dei Meri accompagnatori uh, Oh bello Bello così Niente male, Martin. Magari poi troviamo il modo di farlo stare leggermente più, più su, però non è male così. Eh. Tutto questo per dire che, eh, no, i calendari abbiamo in realtà eh, 12 foto pronte, tra virgolette, perché poi ci sarebbe, ci sarebbe quella di copertina. Allora, così è incastrato. Ok, ok. Ma ah, ci sta, direi. Bello, bello. Bene, bene, bene. Che dite? Che dite? Che dite? Che dite? Bello, wow. Ad agosto, a settembre ve lo ricordo io, perfetto, grazie, Sere, <ride> grazie mille. E il fatto appunto è che le foto tecnicamente sono pronte anche perché quando abbiamo fatto il calendario la prima volta erano solo foto di quell'anno che era, mi pare, il 2019. Abbiamo fatto il calendario per il 2020, giusto? Oppure era 2018 e il calendario era del 2019, non me lo ricordo. Però, appunto, in quel caso eh, erano solo foto di quell'anno. Eh, questa volta vorremmo fare, dato che è passato almeno due anni, fare un veramente un best of delle foto da quel calendario lì ad oggi, di modo che comunque non sono foto che dobbiamo impegnarci a scattare tutte in un anno solo, ma possono essere un po', un po di foto miste, ecco, tra virgolette. Poi dovremo ancora decidere... Questa lampada che hai voluto tu, so dove metterla? Mm, in cima, dove c'è il cappello, magari sopra i quei libri lì. Ehm, appunto, in realtà dovremo capire se, eh, che foto possono essere, se fare foto magari solo paesaggistiche, delle foto con noi piccolini piccolini. Capire un po' di cose, però tecnicamente le foto ce l'abbiamo, quindi sarà, sarà da fare. <coughs> Bellissimo con il cavalletto, perfetto. Quindi approvato Grande Marti, che ti sei ricordato di avere un cavalletto. Dovrei averne un altro perché, appunto, questo qui era su quella messa ah, lì. Con... Che... Sì, sì. Sì. Però ne ho un altro, non so dove, ma sono sicura che ne ho un altro. Lo troveremo, ma che vada, possiamo segargli un po' le gambe oppure la testa. Se è un problema che tocca, oppure ne compriamo uno un po' più basso, leggermente più basso, va bene. <ride> comunque, mm. no, non è un problema che tocca perché tu mi hai detto che lo volevi un po' più alzato. Quindi, sì, sì, sì. il fatto che è incastrato, questo va bene, va bene, va bene così. Sì, sì, va lo bene così. No, 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 va benissimo. E comunque va benissimo così. Allora, no. e su quella mensola non verrà mai più fatta la polvere perché altrimenti rischia di cadere e non va bene. Mm. In realtà ce n'era uno da tavolo e uno da parete, sì, è vero. E ne avevamo fatti le due versioni differenti, mi ricordo: Uno in Italia um, e esatto, uno, nel mondo. Uno, uno, di foto, uno, uno di foto in Italia e uno, uno da foto dal mondo. E decisamente è stato. È stato insomma, un'idea. Un Ma questa volta ne faremo uno solo, uno per tutti, perché poi abbiamo capito che in realtà, dei fatti, le nostre strategie non sono ottimali da gestire esatto perché poi bisogna lavorare il doppio per stare dietro le cose ma va bene uh, ok adesso glielo di chi glielo dice a mia moglie uh, che il suggerimento di veramente è stato valido no Gabriele no non diglielo non diglielo perché tanto non, non avrai non avrai mai più ragione <ride> andrete in Corea noi speriamo sia nel nord che nel sud, no, ma in realtà nel nord, 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 no, nel nord no, non, non ci interessa andare non in non quella del nord. <ride> C'è cioè quella del sud. Però in quella ma del sud sì. Magari nel nord tra 20-30 anni sarà... Magari diventerà interessante. Eh sì. Tipo Berlino quando siamo nati noi. Eh magari non era al massimo, però adesso è interessante. Bene, bene. Va bene. E, e niente... Vogliamo chiacchierare un pochino, siamo qui tanto. 10 minuti. Sì. dovrebbe smettere tra 10 minuti. Però siamo iniziati in ritardo, quindi. quindi... Noi abbiamo anche diciamo che, che allora facciamo così. Quello che dovevamo dirvi, quello che dovevamo mostrarvi, quello che dovevamo aprire è stato fatto, detto e mostrato. Se volete chiacchierare, chiacchieriamo un pochino, domande libere, vai, siamo pronti. Andrò in Irlanda a fine febbraio, consigli, vedere non solo i nostri due video più recenti su Belfast e Irlanda del Nord ma anche quelli un po' più vecchiotti che sono terribili ma comunque sì. ci sono dei consigli esatto su Dublino e comunque ce n'è uno a via di mezzo su Dublino e Baia che magari comunque è valido ah beh sì ma... no quello lì lo, lo consideravo tra quelli recenti ah ok no perché io ho detto Belfast e Irlanda del Nord Dublino e Baia Dublino sono i tre più recenti sì e poi ci sono quelli vecchissimi quelli più vecchi, quelli... vecchi. allora le cose da vedere sono ancora le stesse però <ride> il video è veramente cioè è tosto da guardare eh. sì 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 allora uh, ma voi eravate andati in Francia? sì siamo Tante stati volte. diverse volte in Francia abbiamo fatto la Corsica abbiamo fatto la Bretagna la Normandia la, la Loira la Costa Azzurra la Costa Azzurra sì. eh, ne abbiamo fatti i viaggi in Francia e ci piace sempre tornarci una domanda interessante ma i video dell'attrezzatura li farete più? sì Davide ne abbiamo uno in programma a gennaio per esatto, per fine gennaio dovrebbe, dovremmo riuscire a montarlo. Eh, che è un video dove appunto mostriamo un po' gli ultimi gli ultimi aggiornamenti che abbiamo dell'attrezzatura sarà un video principalmente dedicato alla 7.4 e alle nuove lenti anche esatto, e alle nuove lenti Sony, perché sono comunque quelle le nuove le ultime nuove aggiunte. Però sì. magari anche qualche altra chic a livello di droni, a livello di cose, qualcosa. Melb, questo è per te, tu sai cosa c'è dietro? Melb <ride> che fa domande inopportune. ehm um... Uh, ok propositi per l'anno nuovo uh Enrico allora il fatto è questo il fatto è che abbiamo imparato dal mio punto di vista di cioè il proposito è da un lato adesso Martina mi odirà per questa cosa perché Vai. da un lato il mio proposito è non avere aspettative però non si può vivere la vita senza aspettative, nonostante ci siano tante persone che dicono, eh però se le, le aspettative sono il male, d'accordo, ma se tu, sono il male se tu vivi solo di aspettative. Nel senso che è giusto avere aspettative nella vita, ci mancherebbe altro, altrimenti nessuno farebbe niente nella vita, ok? Perché è chiaro, io, io ho un progetto, è chiaro che sono carico di aspettative per quel progetto, perché io con quel progetto voglio raggiungere un obiettivo, ok? Questa è la vita, ok? Voglio ma anche basilarmente vado al supermercato. La mia aspettativa è di fare la spesa e, e tornare comprare, a casa. a ne salvo ma cose esatto, okay. però sì. Nel senso, seguiamo la corrente, esatto. non, non facciamo piani del tipo vogliamo visitare necessariamente questi posti, vogliamo fare necessariamente queste esperienze. Quello che capita, capita. E tanto poi ci divertiamo lo stesso esatto, bravo. Cioè, nel sì. senso, sì. poi chiaramente se capita qualcosa che non vogliamo fare, diciamo no al lavoro, né? questo rimane, sempre comunque esatto, <ride> esatto sì, sì. <ride> E quindi il proposito è quello di seguire un po' la corrente, eh, cercare comunque di mantenere la nostra linea e, e cercare di portarvi sempre contenuti che possono essere interessanti e utili. Questo è il, è il proposito. È un proposito un po' così perché comunque è, è un po' quello che ci portiamo avanti sempre. Sì, ecco. continuare a fare quello che stiamo facendo nel, modo, cioè nel senso fare, continuare a fare quello che ci piace sostanzialmente. Esatto. Questo è il proposito. È un proposito semplice. Però sì. non è così difficile da realizzare. È semplice, detto così. È detto è così, semplice, sì. Però. Invece, non è facile. Che fai? Okay, sto spostando perché era leggermente decentrato, adesso invece la la, la, la. la prospettiva. Ok. Um, poi. Che microfono stiamo usando? Il Blue Yeti. Blue Yeti, sì. Ok, sono recuperato anche io quella domanda. So Gabri, mi chiamo Gabri. Ciao Gabri, che, che scrivi con l'account di Angela. Noi ti salutiamo costantemente. <ride> uh, allora, complimenti per il traguardo raggiunto. Grazie mille. Qual è il video che vi è piaciuto di più tra quelli pubblicati sul canale fino ad oggi? Bella domanda. Facciamo così: noi rigiriamo la domanda a voi. E intanto ci pensiamo: qual è il video che vi è piaciuto di più a voi? Voglio saperlo. A noi, se parli di video, non parliamo di viaggio, perché ovviamente sapete già qual è il nostro viaggio più bello. È quello in Australia, ci mancherebbe, e poi ci sono il Sudafrica, Namibia, ci sono un sacco di altri viaggi, Polinesia Francese, ci sono un sacco di altri viaggi, proprio viaggi che ci sono piaciuti. A livello di video, e io sto un attimo tergiversando nel frattempo per ragionare e far ragionare a Martina, qual è il video più bello che abbiamo pubblicato? perché ci sono diversi livelli di bellezza, nel senso esatto. che per me la bellezza dell'editing e dei paesaggi mostrati Namibia 2, e non ci sono cazzi che reggano, <ride> perdonate il francesismo. Sì, anche a me è uno di um... quelli che... Oddio, non so se di tutta la storia del canale è quello che mi è piaciuto di più, però di quest'anno è quello che mi è piaciuto di più. Eh... C'è da dire che personalmente io... Ci ho messo particolarmente tanto, come dire, mh, tanto tempo a editare l'ultimo, quello, quello dell'On Road in Irlanda del Nord, perché volevo farlo proprio con un intro molto, come dire, molto sensoriale quasi, non so come sì. spiegarlo. Quello, diciamo. Ci ho messo un po' di più a livello di impegno, perché diciamo solitamente noi facciamo i piccoli montaggi che sono semplici. Quello lì invece c'è stata anche un, una ricerca a livello di sound design, sono andato a recuperare i suoni, eccetera. Quindi sì. ci abbiamo messo un po' di più. Quindi sicuramente. Ma anche all'inizio, proprio quando stavamo girando, ok, dobbiamo, sì. ci servono queste riprese, sono riprese che a volte non facciamo per mancanza di tempo, invece lì ci siamo dovuti prendere il tempo e veramente strappare il tempo al programma per realizzare anche solo. Delle riprese, appunto, dell'erba che si muove, di tutte quelle riprese che non sono necessariamente descrittive all'esperienza, all proprio a descrivere il posto, ma a descrivere invece, le, appunto, l'esperienza. In realtà, ho detto male prima, mm. de che, quello che noi abbiamo provato, quello che noi abbiamo percepito. Mm. Quindi, sì, diciamo che i più recenti in generale sono i video che ci danno un po' più di soddisfazione a livello di ormai come. Li presentiamo nel senso che riusciamo ad avere una, un bel mix tra informazione, tra montaggio, tra, tra questo genere di cose. Eh, ovviamente non siamo ancora soddisfatti al 100%, perché chi si siede su, sugli allori poi eh, è finito. Quindi cerchiamo sempre di, di migliorare delle piccole cose e insomma cercare un po' di, di, di aggiornarci. Ecco, però diciamo che i più recenti sono quelli un po' più belli. Vi leggiamo, però, senza dubbio. Dolomiti, ok. Calogero, immagino. Galatravel, sali, uh... sali. Sono di parte. Eh, mi pare Michele. Eh... Decisamente la serie dell'Islanda dell e delle Faroe. Eh, effettivamente, le Faroe. Anch'io sono abbastanza soddisfatto. Cioè, è, è vero che ovviamente era il 2018 immagino quindi sì, comunque allora, la, la nostra abilità era quella che era il problema è sempre quello non possiamo non vi diremo mai un video di anche eh, solo tre anni fa perché, magari perché magari ci siamo legati particolarmente a livello personale però al viaggio, sì, al viaggio però ovviamente riguardandoli adesso diremo caspita ma perché quella color è fatta così perché l'edit è fatto così perché 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 la quadratura doveva essere in quell'altro modo quindi sì non siamo mai soddisfatti <ride> uh, qual è stato il viaggio? aspetta che qua si è aperto l'aggiornamento di Apple non è il momento uh, Nozibè e Filippine sono fantastici senza non togliere tutti gli altri sì anche è anche stato effettivamente una, una bella esperienza un bel video uh, Filippine è stato un po' più complicato proprio per come è stato gestito il viaggio però secondo me alla fine come risultato il video sì, è, sì, venuto, sì, sì. è venuto bene dai cioè non so se ti ricordi, ovviamente ti ricordi. Allora, Noi non vorremmo ricordare, però ci ricordiamo. C'erano tantissimi attori, cioè non tantissimi attori in gioco, c'erano in gioco due attori che erano un ente del turismo e un tour operator. Un tour operator molto bravo che doveva mediare in, mediare qualche, in qualche modo. Un ente del turismo che ci ha fatto perdere un sacco. cioè, cioè E eh vabbè, è, stato così, è abbiamo, stato così. Abbiamo passato più tempo a fare selfie. Con gli agenti dell'ente del turismo, che noi video, perché ogni 10 metri questi volevano fare dei selfie per far, per far vedere che, che erano lì con noi e che quindi qualcuno li stava pagando per una ragione, mm -hmm. ma non con un cellulare, ognuno aveva due cellulari. Erano in 5 o in 6, quindi 12 selfie diversi perché non bastava uno che li mandava selfie. a tutti. Perché tutti dovevano dimostrare di essere lì con noi, non so qual era il problema, È però sì, posti stupendi. Sì, sì, no, Filippine, fuori di testa, sì, sì, bellissimo, sì. bellissimo. Ci siamo dovuti impuntare in un paio di punti, grazie anche al, al tour operator che... Che un po' ha, che insomma, ci, ha ci ha aiutato, un po sì, sì, parecchio. sì... Neb dice che voleva fare una domanda, ma non riesco a metterla giù. Concentrati, Neb, concentrati. Che devi chiedere, Neb? Budapest bellissimo. Sì, effettivamente anche Budapest. Eh, vedi, anche Budapest è uno di quei dei, dei video in cui abbiamo fatto esattamente le cose come volevamo, la guida, con l'itinerario, le cose, eh, anche quello è stato bello, sì, sì, sì. sì. Allora, ho fatto quello, dico quello dico quello, dico a bassa voce. cosa? Anche. Lo dico a bassa voce anche, cosa, cosa? Non ho capito. Avvicinati al microfono, lo dico a bassa voce, poi al massimo tagliamo questa parte. Allora, in realtà lavorare con gli enti del turismo è Fantastico perché ci dà tante possibilità, ma tanti enti del turismo non capiscono come funziona il nostro lavoro e quindi ci caricano manette il programma, ci mettono sempre gente che ci deve seguire, ci sta un po' addosso, ma non ci lascia libertà di movimento per fare le riprese, per fare ehm, le foto, le cose come devono essere fatte. È giusto che in, in alcune occasioni ci siano le guide, chiaramente sì, sì. e lo apprezziamo tanto, soprattutto quanto le guide. Uh, si preparano e sono preparate a gestire uh, dei fotografi, non <ride> proprio in generale dei fotografi. Per esempio, uh, quest'anno quando siamo andati in Francia avevamo una guida per una città, avevamo una guida. Nella valle della Lora, Si chiamava? Lui si chiamava David. David, praticamente, questo tra l'altro parlava francese e inglese. Si è guardato i nostri video in italiano per vedere cosa ci piaceva, come. Uh, che, che tipo di scorci ci interessavano per capire più o meno quanto tempo avremmo impiegato a fare le cose, e lui ci ha portato a fare un tour tagliato su di noi. Sì. È stato molto, molto bravo! È stato veramente bravo, mm -hmm. e lui ci ha aiutato veramente un sacco, ma tante altre invece, non, semplicemente, non sono in grado perché non è il loro target di riferimento e non riescono a. e quindi. Allora, eh, ho visto prima una domanda se abbiamo intenzione di scrivere un libro, no, cioè proprio non un libro scritto, al massimo ci piacerebbe fare un fotolibro ancora ancora, ma proprio un libro scritto, il libro dello youtuber, no, perché non ci piace scrivere e proprio il nostro scopo è farvi vedere, proprio è il nostro claim, è ora di vedere il mondo, quindi noi vogliamo mostrarvi cose con immagini, con i video. Ovviamente le descrizioni aiutano, ci mancherebbe... Certo. Però se dovessimo mai pubblicare qualcosa... Tipo un libro come quello delle Domolomiti, però un po' più comprensivo. Magari un po' più scritto, sì. Sì, un no. po' più scritto, però con tantissime Cioè dovrebbe essere un video fotografico che magari racconta Libro, de libro fotografico, hai detto video fotografico. No, ho detto ho detto, ho detto video fotografico. Libro fotografico. Vabbè, non aveva senso. Ok, comunque. Va bene, comunque sì. Magari un libro fotografico, sì, ci piacerebbe. Uh, eccolo qua. Nerb dice, ci sono. Qual è attualmente la challenge per voi nel portare avanti il lavoro? Nel senso di scrittura e realizzazione video c'è qualche punto di noia noia relativa eh. allora la challenge al momento in realtà la challenge che c'è sempre è questa per, che vi stiamo dicendo sì, della mediazione col cliente esatto cioè nel portare avanti il lavoro il solito problema la solita problema challenge chiamiamola challenge perché non è un problema è solo è challenge, è, è, un, è sempre una sfida, è sempre qualcosa di dinamico e mai uguale, nonostante ognuno poi ci, eh, ci sono tanti che ci chiedono: mi fate il vostro listino prezzi? Noi non abbiamo un listino prezzi, non siamo la salumiere che un netto di, di cotto ti costa 100 lire. Eh, dipende da quanti giorni, da quanti contenuti, da quello che si vuole comunicare, dall'obiettivo. Ci sono un sacco di cose. Quindi la challenge costante, che credo non smetterà mai di esserci è la mediazione col cliente, sì. è il cercare di capire cosa il cliente vuole. Cercare di capire se noi lo possiamo fare. Esatto, se, se siamo il... le persone giuste. Sì. Se lui capisce quello che noi possiamo fare per lui. Uh -huh. e perché adesso è brutto da dire così, ma per noi, per esempio, il viaggio a Budapest per noi è stato molto semplice, perché nonostante ha richiesto molto lavoro per, per essere organizzato prima, perché abbiamo dovuto fare abbiamo fatto tutto noi, non abbiamo fatto collaborazioni in loco. Mm -hmm. eh, abbiamo gestito le tempistiche esattamente come volevamo. Mm -hmm. E nonostante ci sono stati dei problemi, cambi di orario, voli di ritardi, ritardi dei voli di tipo 6 ore, mm -hmm. siamo riusciti a gestire tutto. A volte quando c'è un cliente eh, che gestisce anche l'organizzazione, al posto di essere più facile è più difficile, quindi per noi credo sia quello che in questo momento è la parte più un po' più challenging del nostro lavoro. Oltre al fatto, nesta, ovviamente, che c'è sempre più concorrenza e ovviamente chi comincia da sì. poco a prezzi sempre più bassi sia dei prezzi. Se ha dei prezzi quindi è, mm. è challenging anche per quello. Sì. Diciamo che poi, appunto poi ovviamente una parte... ci sono delle persone che ci aiutano tantissimo con l'organizzazione. Ci sono viaggi che non potremmo fare senza l'aiuto de, degli enti del turismo, o di tour operator o di travel designer, mm. però appunto. Anche solo per un fattore di tempistica: nel senso che fai finta il viaggio sulla, nella Valle della, Ro della Loira. Per quanto eh, ci sia stata l'organizzazione da parte dell'ente del turismo, da parte di mh, un ragazzo che aveva evidentemente iniziato da poco a collaborare con, i, con, i, con gli influencer e che di conseguenza non aveva ben idea delle tempistiche che richiedessero le nostre attività, in realtà se avessimo dovuto organizzarlo noi da zero ci avremmo messo, fai anche solo una settimana tra ricerca di location, pianificazione degli orari e tutto, e quella è una settimana di lavoro che generalmente il cliente non ti paga perché noi... Se dovessimo far pagare anche una settimana di preproduzione, un'intera settimana di preproduzione, nessuno ci chiamerebbe più, ma proprio matematico che nessuno ci chiamerebbe più, perché purtroppo in Italia il nostro lavoro è molto di nicchia e è ancora per certi versi poco, non capito, poco eh, usuale, diciamo così. Di conseguenza eh, sarebbe tutto molto più complicato. L'ho detto bene? Sì. Stavi leggendo, quindi sei un po' distratta. Sì, 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 ok, non l'importante okay. è che. Okay, okay. Ah, ok. Anche challenge per alzare l'asticella. <coughs> <ride> Ho fatto un video in più. Che faccio? Lascio? Esatto, Sami. Esatto. Ehm, eh, allora, la challenge... In realtà. Punto challenge personale per alzare l'asticella la stiamo già affrontando perché se prima era una questione di fai il video YouTube e fai le foto Instagram adesso è fai il video YouTube e fai i Reel mm. che richiede proprio un tipo di lavoro e del tempo diverso quindi già per quella non me ne metto altre dei challenge che già questa. Sì dobbiamo ancora basta. trovare il fatto è quello che mh, siamo, me... siamo arrivati a un certo punto nel quale. Non vogliamo neanche diventare matti nel cercare di continuare ad aggiungere carne al fuoco perché abbiamo paura poi di arrivare in burnout, quindi che non ci sia più fuoco per bruciare carne. Nel senso che non vogliamo da un lato arrivare nella classica comfort zone dove diventa. Cosa che abbiamo fatto ed è stato un errore esatto, dove, dove diventa sempre tutto ok. Eh, task, vai avanti, pa, 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 perché quello poi diventa noioso, come dici tu Nelbe, giustamente. Il fatto è che um, dobbiamo ancora trovare la, la nostra quadra in questo nuovo, tra grandi virgolette, modo di creare contenuti, che, se, che è YouTube più Instagram Reels più Instagram Stories fatte in un determinato modo, perché anche lì abbiamo provato quest'anno, se ci seguite con, come dire, con costanza, abbiamo provato a fare dei viaggi dove abbiamo fatto tante stories giornaliere e poi fare il video YouTube e tanti via tanti alcuni viaggi dove abbiamo fatto letteralmente quattro stories durante il viaggio senza spoilerare praticamente nulla, se non ovviamente dove eravamo e poi pubblicare il video. E stiamo ancora cercando di capire i risultati, ecco. Sì, in eh... realtà secondo me i risultati sono migliori quando facciamo poche stories, ma quando ci sono clienti di mezzo che ti chiedono 8 stories al giorno non le puoi fare. Mm. Però per noi è più facile sia lavorare, proprio creare contenuti migliori, perché vuol dire che non devi fare le stories che adesso facciamo anche con i sottotitoli, um, non devi perdere tempo a pubblicarle quando di tempo non ne hai. E, e quindi in quel caso, cioè... Togliere le stories o ridurle al minimo per noi è un grande vantaggio, anche perché poi appunto la gente guarda i post effettivamente, i video. Mm -hmm, esatto. Avete in programma prima o poi di fare un corso da videomaker? Allora, noi ce l'avevamo in programma ai tempi del Covid, di, perché non cioè, abbiamo tanto tempo tra le mani, facciamo ah, un bel ah, corso, ah, che ah, bello, non vediamo l'ora. Il fatto è che la nostra idea di corso da videomaker è talmente ampia che... Se dobbiamo anche lavorare nel frattempo, semplicemente non riusciamo a gestirlo, non riusciamo a crearlo. Anche perché poi il problema è che oltre alla creazione di un corso da, da videomaker, che comunque sarebbe un travel creator, perché videomaker puro, noi non, su certe cose non, non possiamo ovviamente fare da, da maestri a nessuno, um, però come travel creator ci sentiamo abbastanza, tra virgolette, preparati sì. su determinate, su, su queste questioni, potremmo farlo. Il problema... Serve poi la gestione, perché comunque devi gestire il corso, la community che acquista il corso, e il problema è sempre quello, il tempo. Mm, non ci piace troppo delegare, questo è un grosso problema per chi vuole fare l'imprenditore, tra virgolette, sì. e di conseguenza volendo fare praticamente sempre tutto noi, ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo tempo per fare tutto quello che vorremmo. E allora dobbiamo abbandonare dei progetti. Il discorso del corso da Travel Creator è stato proprio uno di questi progetti che quando poi abbiamo ricominciato a viaggiare, nonostante avessimo già scritto molte lezioni e abbiamo detto ok dai, prossimo viaggio andiamo, facciamo un viaggio così, poi ci siamo trovati a dire non ce la si fa. Non ce la si fa. E, e questa purtroppo è la realtà dei fatti. Abbiamo comunque l'idea c'è, nel senso che ci piacerebbe. Sì, ma abbiamo un sacco, cioè nel senso... Però la, la domanda è... Il livello che vogliamo portare in questo corso è un livello che la gente poi è disposta ad acquistare o no? Perché ne abbiamo visti tanti in giro che sono un po' me, e hanno un costo accessibile. Esatto. Però noi non vogliamo fare una cosa a me, però per fare una cosa di un livello più alto serve un costo più alto, e quindi poi non sappiamo se la gente lo comprerebbe e sarebbe. Per ora è un azzardo troppo grande rispetto a, al nostro lavoro esatto. normale, visto che non abbiamo tanti soldi, sì, c'è cioè, sì, sì. tanto tempo, e quindi dobbiamo decidere dove investire il tempo anche in base a dove ti porta più soldi, proprio mm -hmm. questione imprenditoriale. E dove sì. più... Il, il fatto è che cioè, la soluzione sarebbe, ma di nuovo bisogna trovare le figure che potenzialmente potrebbero farlo... Che anche quello è, è, <coughs> è un grosso investimento di tempo. Esatto, assolutamente. La, la soluzione sarebbe... Eh, noi tra virgolette scriviamo il copy per queste lezioni andiamo in location in uh, tre giorni giriamo tutto e poi queste persone che ovviamente ci aiutano a girare editano, mettono sul sito gestiscono la parte di acquisti, di vendite, di, di complaints ehm. prima di tutto ci servirebbe una segretaria prima di questo segretaria però di nuovo dove le trovi queste persone? Uh, volendo potremmo avere dei contatti eccetera però è sempre lì uh, noi abbiamo determinate cose che devono essere fatte a modo nostro sì. e se poi le cose non vanno fatte a modo nostro diciamo no allora lo faccio io però se poi allora lo faccio io non lo, fa, non lo fai tu perché non eh. c'è tempo questo è quanto speriamo che sia chiaro più o meno però <ride> Viaggi che non avevate in mente perché non attratti dal luogo, ma che poi vi hanno fatto innamorare. Allora, più che non attratti dal luogo, perché non appunto non li avevamo mai presi in considerazione perché non li conoscevamo, come vi ho già detto. Sì. Um, in generale. Sì, io credo che ad esempio, un, uno da, da, di questo genere può essere benissimo il Friuli. Perché, appunto, è un posto che veramente non avevamo mai valutato, sì. quasi mai sentito parlare. Abbiamo fatto quattro giorni in posti, veramente avete visto il video. Eh, Pozze smeraldine sono veramente un, una cosa pazzesca, cioè, ed è, sono qua in Italia. Chiaro, non sono comode perché non sono comode? Perché adesso non so neanche come ci si fa ad arrivare a Pordenone, noi siamo andati in macchina. Se sei della Sicilia, ad esempio, come fai? Non so qual è l'aeroporto più vicino, forse Udine, non lo so. Non so neanche se a Pordenone c'è l'aeroporto, la, poi dipende la macchina o noleggio eccetera. Però, se sei del nord Italia il classico tre giorni nella zona bello. Mm -hmm. bello e... ed è stata una bella sorpresa ritorneresti in Australia a riprendere luoghi con la qualità di ora oh sì tipo domani tipo sì esatto <ride> ma anche stasera partiamo Dai, torniamo via. si va sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo segretaria mi offro grande Sami <ride> bene Uh, ok, sì. Poi in realtà avevo visto delle altre domande che mi sono sfuggite. Abbiate pazienza, se volete eh, riproporre domande, fatele pure in chat, eh, facciamo fatica a stare dietro a tutto, però vi rispondiamo. Perché siamo prolissi? <ride> Avete intenzione di aggiungere figure professionali nel team? Un po' sempre questo, questo discorso. Mapi. Diciamo abbiamo già un po' risposto. Non Il fatto è quello che per aggiungere figure professionali, uh, nel nostro specifico caso Vorrebbe dire, è una, zanz è una zanz è zanzara, c'è una, una zanzara. Sono tornate le zanzare in casa nostra. Ma, ma, ma in che senso? Una zanzara! Vabbè. Eh, il discorso è quello che noi lavoriamo da casa. Ce l'hai fatta? Immortale. È, immortale, immortale. Cioè, è immortale. È immortale, vabbè, fai. No, Lasciamolo andare. Eh, noi lavoriamo da casa, di conseguenza, dov dovrebbe essere qualcuno o che lavora in remoto, però anche lì. In che senso lavoro in remoto, Mh, cosa fa esattamente, eccetera, eccetera. Perché se dovesse aiutarci a gestire l'editing dei video dovrebbe essere qui. Perché noi i video quando li editiamo siamo qui, ci ragioniamo insieme, facciamo il voice over. No, Ma per l'editing dei video, secondo me, non è, semplicemente non è fattibile. Non Nel è fattibile. nostro caso, non esatto. è fattibile. Di conseguenza, è vero che a noi servirebbe abbastanza una segretaria, perché ci sono dei momenti in cui lasciamo indietro commenti di settimane su youtube ci sono momenti in cui lasciamo indietro email lavorative di giorni e giorni cosa pessima facciamo figuracce a volte purtroppo la realtà è questa che noi aggiungere persone al momento non, non ce la sentiamo molto questo è quanto non sono ancora morte quelle ok non lo diciamo ad alta voce però no evidentemente no è ancora in giro mm -hmm. Okay. Ah, interessante questa. La ricerca sui vestiti di Martina sono più legati ai colori del posto e delle immagini che andrete a fare o alle caratteristiche dei vestiti del posto che visitate? Cerchiamo di fare un mix. Praticamente cerchiamo di vedere più o meno dove andremo, dove vogliamo fare foto, video, soprattutto foto, ci interessa di più. Uh, capiamo che tipo di colori potrebbero stare bene e poi... In base alle caratteristiche del posto, allora se c'è qualcosa di particolarmente locale che vorrei, che vorrei inserire, cerco di fare qualcosa, più più suggestioni che effettivamente magari capi o um, oggetti tradizionali. Oggetto, accessori sì, però appunto capi diventa un po' troppo e, um, e cerchiamo di fare questo mix anche in base a cosa può essere comodo nei posti. Mm -hmm. Avete invece in programma di vendere altri vostri preset, sono veramente stupendi. Grazie mille Roberto, siamo felici che ti piacciono, se li hai acquistati e li usi ci fa molto molto piacere. In realtà abbiamo... Adesso stiamo usando molti preset che comunque già abbiamo creato, ad esempio tutte le foto dell'Irlanda del Nord sono editate con il preset Islanda. <ride> Um, usiamo parecchio il preset Dolomiti perché è abbastanza semplice riadattarlo in varie situazioni e magari poi lo editiamo ad hoc. Sì, quindi sono quelli che stiamo usando in questo momento sono vecchi preset che appunto modifichiamo poco Ma, poco esatto non abbastanza secondo noi per vendere un altro cioè ci servirebbe esatto. un po' <ride> ci sarebbe un po' scambi sì. um, però ad esempio abbiamo creato un preset per Budapest che quello è mh, nuovo 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 uh, e invenduto ancora perché ancora stiamo cercando di far vedere se si può applicare a tante situazioni diverse Budapest è uno uh, c'è sicuramente un altro preset che ogni tanto utilizzo e che non è in vendita e non mi ricordo neanche che nome gli ho dato. Uh, forse Namibia. Non mi ricordo, vabbè, comunque. Um, comunque, sì, eh, volendo, potremmo arricchire con altri preset e vedremo. Vedremo. Mm. C'era una domanda animale che ci ha, più, che ci ha emozionato più vedere in Namibia o Sudafrica, ok. Um, animale che ci ha emozionato di più, allora il leopardo al Pondoro che si è messo sul mm. termitaio. Eh, quello è stato bello. Stavo Se non avete visto il video, stavo svenendo. Stavo... Oh! Se non avete visto il video, recuperatelo. Si chiama Nel safari Fariloggio più bello del mondo, qualcosa del genere. È il video dal Pondoro in Sudafrica e lì sì, quel leopardo lì è stato proprio bravo, bello e eccezionale. Um, bla bla bla. non saprei io boh, concordo concordo sì. perché comunque è stato molto molto bello vabbè Casper, ah beh, Casper beh Casper però ci ha fatto un po' penare eh? cioè, sì. ci ha emozionato tanto però quando l'abbiamo eh, visto sì. soprattutto quando l'abbiamo visto vicino ai fratelli perché all'alba si, si vedeva proprio che era bianco 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 sì, sì, sì. ma poi quando passava vicino ai fratelli si vedeva sì. tanto tanto è difficile lavorare con la propria dolce metà, no? Non so, altri altrimenti, non lo faremmo. Suppongo Jenny. che dipende da coppia a coppia. Ce sì. lo chiedono in tanti. Quindi, suppongo che per tante persone sia difficile visto tanti <ride> ce lo chiedono scioccati, sì, sì, no? Assolutamente. Sami, il leone bianco, effettivamente, sì. non so perché l'abbiamo rimosso da, da, dalla nostra, dai nostri primi pensieri, effettivamente. Però sì, oh. è stato spettacolare. Siamo andati lì apposta per, per sì. trovarlo e l'abbiamo trovato, è stato incredibile. Mi mm. dicono io no. Allora, diciamo che tutti sono abbastanza emozionanti, anche quando siamo andati a fare la camminata con i rinoceronti al Mondoro. Eh. Quando è venuto l'elefante in piscina. Allora, eh. così non scegliamo più, ragazzi. <ride> Guida di viaggio su Barcellona succederà mai? Uh, speriamo di sì. Perché sicuramente è una città interessante. Uh, ci siamo già stati in realtà, ma è stato prima di un viaggio col tubo e in realtà solo per due giornate, quindi in realtà non abbiamo visto molto. Mm -hmm. Però sì, speriamo di avere occasione perché, appunto, sarebbe molto interessante. Quale viaggio non vi è piaciuto? Io non credo che possiamo dirlo, ma non comunque i viaggi che non ci piacciono non è che non ci piacciono per i posti che visitiamo, di solito non ci piacciono per come vengono gestiti. Vengono gestiti. Esatto, sì. Perché diventano ok a lavoro ma un conto è lavorare serenamente, un conto è essere molto 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 stressati mm. e quindi in base a quello un viaggio ci piace meno degli altri di solito mm. sì. sì 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 appunto no, non, non tanto per l'esperienza di visita quanto l'organizzazione lavorativa che purtroppo per noi molte volte vanno di pari passo quasi no? Eh, lo so, Sud America, Cile, Machu Picchu. Eh, lo eh, so, ragazzi. Belli. No, no, non iniziate a fare elenchi qui perché non cioè, finiamo se più la cosa. abbiamo già <ride> i nostri elenchi, per favore, non aggiungiamo roba. Sì, 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 no, no. Anche se di recente devo essere onesto, siamo abbastanza impizzati con l'Antartide. Perché eh, lo siamo sempre stati: in realtà, già da, da quando siamo andati in Australia. In realtà, credo. Sì, che perché eravamo lì lì. Stavamo dicendo, ragazzi, mh, okay, ok, ok. Già che siamo qui, facciamo già un che siamo salto qui. Dobbiamo andare solo in Nuova Zelanda e partono da lì le crociere però poi eravamo però... lì al momento non avevamo soldi perché sì. veramente lì eravamo un po', un po' a corto tra virgolette sì, e poi ci sono delle cose costano veramente veramente tanto le crociere in antartide almeno quelle che vorremmo fare noi sì. perché tipo per esempio adesso um, c'è stato, stato Marcello. Marcello però quella nave era bella di... comunque si parlava di 5.000 dollari a testa sì sì quella lì era abbastanza economica mm. in realtà noi abbiamo visto crociere che ci piacerebbe fare per due settimane di viaggio, compreso il volo da Santiago del Cile che ti porta giù e poi prendi quella nave, a testa sono 20.000 dollari per 15 giorni. Quindi, bueno. quindi le, le cifre sono importanti, diciamo che... Il mh... problema mio principale, oltre ovviamente che è una cifra importante, oltre il fatto che è tanto tempo, quindi è mh, proprio un lavoro... Cioè, o, o diventa un lavoro o altrimenti è tanto tempo che toglie al lavoro. È il fatto che. Um, ci sono dei posti che io voglio vedere che in questo momento non sono accessibili al pubblico perché sono um, zone, zone, zone di ricerca proprio. Zone di ricerca quindi accessibili solo ai ricercatori. Mm. E se io spendo 50-60 mila euro per andare in Antartide, lo ci vado una volta nella vita <ride> e voglio vedere tutto quello che voglio vedere. Esatto. Tra l'altro dobbiamo ancora recuperare il video di Marcello, siamo indietro con la vita. Um, un viaggio che non faremo invece, sicuramente a mani basse, è la Corea del Nord, perché è uno di quei viaggi dove ti fanno fare il classico tour standard una dove presa ti mettono per il culo. Esatto, dove ti mettono lì cartonati <ride> e ti fanno vedere quello che vogliono farti vedere. Che è ovviamente. Che sono molte, molte menzogne. Un altro, il secondo viaggio che abbiamo scoperto quest'anno di, di non voler fare è eh, l'Everest. Questo perché, oh vabbè, in realtà già lo sapevamo che comunque è un viaggio impegnativo, noi non siamo quel tipo di persone impegnative e impegnate fisicamente, ma in realtà è perché è un problema viaggiare sull'Everest. Ne avevamo già parlato probabilmente in qualche live passata, ma il problema è che. Uh, è un è proprio è un disagio ambientale nel senso che tu vai su devi fare i tuoi bisogni fisiologici e dove vai se, se, se stai scalando una montagna dove capita allora l'Everest di di sì. è disgustoso l'Everest è disgustoso è una grandissima latrina a cielo aperto per via di tutte le persone che ci vanno e ci sono anche diversi cadaveri sparsi in giro che fungono tipo da bandierina esatto, dove lo, sei? Sono al cadavere con gli sì, stivali sì, verdi sì sì stivali verdi è proprio è, è famoso per essere uno dei punti di riferimento perché è un cadavere che rimane lì perché nessuno ha voglia di prenderlo e portarselo giù e quindi questo non, non vogliamo supportare incentivare questo tipo di di turismo, ecco diciamo così, poi ci mancherebbe se sei appassionato e ti sì, piace scalare, sì. ci mancherebbe altro. E il fatto appunto è una cosa che non ci piace, un, eh, credo che sia proprio una, un tipo di ambiente che non ci piace, piuttosto sì. mi ispira di più il Kilimangiaro. Esatto, piuttosto la scalata del Kilimangiaro già sembra più alla nostra portata, però insomma, sono discorsi un po, più, un po' più complicati. Se vuoi più info manda un messaggio a Deversin in risposta a Serena che chiede se facciamo altri viaggi di gruppo sì viaggi di gruppo quest'agosto siamo in Sudafrica siamo in Sudafrica e, e questo è il viaggio di gruppo che abbiamo in mente in realtà sono eh, diverse settimane che siamo sì. lì una settimana è già sold out ne rimangono tre però ne rimangono non tre non so sono già stati decisi esatto no, no, noi personalmente non ci stiamo occupando dell'organizzazione no. se ne stanno occupando c'è le Serena che tra l'altro vedremo domani sì. andiamo da loro a casa loro per gestire anche sì. queste cose e cercare di capire esatto però appunto nel caso contattate loro anche perché abbiamo uno è sold out ed è al Magneleti. Magneleti sì credo che ce ne sia uno aperto al Mondoro e poi forse ci sono altre destinazioni ma che cioè noi siamo impegnati ma non si sa ancora dove andiamo quindi dipende dalle richieste quindi se avete richieste e eh, volete decidere proprio decidere dove, dove va quel gruppo di quella settimana chiaro. esatto Contattate. grazie mille Gabriele che entra in live per farci i complimenti per il risultato grazie mille Gabriele grande fotografo col quale collaboriamo ogni tanto per fare i matrimoni di amici e parenti praticamente sì, quindi non chiedeteci di fare il vostro matrimonio perché è solo per amici e parenti esatto quando insistono molto dopo il primo no <ride> approfondimenti ciao Chris se stai guardando eh, ciao Chris eh, arriva il video prima o sì, poi questi giorni terminiamo. Approfondimenti come quelli di turisti, per caso, di, di turisti per caso nel corso dei viaggi, in che senso Vincenzo? Approfondimenti come quelli di turisti per caso? Io lo guardavo ma non mi ricordo approfondimenti. Dici di più, dici di più. E Altre domande, altre domande. La realizzazione delle cover dei video di YouTube, come vengono studiate? Allora... E vengono studiate che sono foto orizzontali <ride> e quando stiamo in viaggio che vediamo un posto che diciamo ok questo può essere rappresentativo di questo viaggio facciamo la foto orizzontale e that's it questo è, <ride> questo è quanto uh... giordano ci dice che i cadaveri non vengono portati giù perché chi ha le capacità per farlo non è pagato per farlo esatto. è complicato e pericoloso esatto Giordano perfetto e, e, e poi è inutile anche cioè nel senso aggiungerei sì, sì. È, è morto sta lì <ride> eh, sai, che ci, lo porti già c'è chi ci tiene ad avere la salma tutte sì, queste vabbè, cose qua e allora lo paghi se ci tieni lo paghi comunque grazie mille web, webcam skull per i complimenti ma siamo sposati sei volte nella realtà dei fatti Esatto, esatto, non è vero che non siamo sposati, siamo sposati sei volte, eh, eh, eh. qui, 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 diciamo le cose come stanno, eh. <ride> bene, bene, bene. Oh, uh, ridendo e scherzando, abbiamo passato l'ora. Mosca San Pietroburgo ci avete mai pensato? Diciamolo ora. Non adesso, perché dove, potrebbe essere complicato, ma sì, assolutamente. Sì, da mandare, però sono, appunto sì, sì, sono tra le mete, il momento. Sono tra le mete che prima o poi faremo, perché sono, sono posti. Sperando che la situazione non peggiori. Sperando che la situazione migliori in fretta più che non peggiori. Ah, ecco, sì, giusto. Che vada nel miglioramento perché altrimenti qui è critica. È critica. Bene. Detto questo, ragazzi, io direi che ci possiamo Abbiamo salutare. Abbiamo ciarlato abbastanza. Abbiamo ciarlato abbastanza. Io un po qua. Oh, Ammiriamo il nostro traguardo. Sì, mm. mi piace. E appunto, il nostro traguardo, ma io non dico. Mio e suo, ma nostro di tutti, perché di nuovo e lo dicono tutti gli youtuber. Quindi fatecelo dire anche a noi. Senza di voi, noi non saremmo mai potuti arrivare fino eh sì, a. Sì, perché noi non siamo tra quei 100%. Esatto, no, 100. Noi, noi, noi non siamo 100.000 persone, non ancora. e Non siamo neanche tra quelle esatto, non siamo Non siamo auto -iscriver si può iscrivere iscriver al, no al tuo canale. Non credo ci si possa auto-iscrivere. Magari eh, potremmo creare costantemente account e iscriverci comunque. Uh, allora no. attendo il vostro fotolibro calendario. Se hai pazienza okay. fai pure. Va bene, serenamente. <ride> no, Ma ci impegniamo. Prima o poi arriverà. No, il calendario con sicuramente eh, più per, pos, bla bla bla. possibilità. Facciamo così. Non possibilità. Allora, mi è venuta una con Allora, chi? sai che dove li stampiamo di solito c'è tipo verso febbraio-marzo fanno gli sconti. Mm. Diciamo che facciamo i preordini adesso, per quelli dell'anno prossimo. Ah, di, tu quando dici, quando loro un... fanno i giga sconti, noi eh. già facciamo il preordine per l'anno prossimo. Non credo funzioni così. Perché? Perché devi effettivamente vendere qualcosa. Non credo che loro abbiano modo di fare un preordine. No, Comunque... Noi lo facciamo, no. noi facciamo il preordine. Mm. Quando arriva lo sconto, noi... Ah no, però non possiamo farlo perché non sappiamo di quanto è lo sconto. Eh, ma non eh, farti venire strane idee Sì, sì, sì. Allora... Um, è volata questa live? Ora mi tocca andare a prendere le, 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 le pizze su Elden Ring. Forza, Sami, ti vogliamo Seduto sul trono entro fine anno? Eh? Coraggio, coraggio. Poi ci farai sapere che personaggio stai costruendo e tutto. E va bene, quindi grazie davvero, davvero, grazie. E io direi che buon anno anche nel senso che non credo che ci rivedremo su questi schermi prima della fine dell'anno, magari su Instagram anche un Sì, storia, su Instagram, sì. sì, ma appunto poi credo che il primo video dell'anno sarà il video dell'attrezzatura, visto che ce l'avete chiesto. Sì, esatto. Dobbiamo girare ancora un sacco di cose per quel video. Quindi, al lavoro. Chi è che, Sammy, sei, sei tu che volevi fare la segretaria? Dai, <ride> Dai. Confessore, ok, ok, ottimo, ottimo. Vedremo poi, vedremo poi il PG. Va bene, detto questo, buona serata, buon anno davvero, fate i bravi, tanti tanti auguri e ci si vede nel 2023. E magari commentate questo video dicendoci dove vorreste che andassimo quest'anno. È vero, perché all'inizio dell'anno scorso su Twitch abbiamo chiesto dove vorreste che andassimo. Budapest e siamo andati a Budapest, Budapest, Budapest e poi siamo riusciti sì. a organizzare Budapest. Perché così se ci capita uno sponsor che ci fa decidere dove possiamo andare e ci dà abbastanza soldi andiamo dove volete voi. Quindi non mettete la luna, perché di solito non sono così abbienti i nostri sponsor. Esatto, esatto. Non per come viaggiamo noi. Se andassimo in ostello sulla luna magari sì. Eh. Il eh. primo ostello sulla luna. no, quello sul... no. Va bene, basta così. Termina streaming. E buona serata. No, ah, prima facciamo una hand card così. Eccolo qua, trovato.